Quindi non si tratta di dire che l'essenza del valore è il lavoro, ma si tratta di dire che all'interno dei rapporti sociali capitalistici si crea una situazione tale per cui le merci assumono la forma di valore, eccetera, eccetera. Ma si tratta di un contesto storicamente determinato, definito. È interessante anche il fatto che noi troviamo un'espressione come l'economia politica marxiana è l'analisi esistenziale di un dato economico storico attraverso il metodo dialettico. Questo è interessante perché stabilisce una separazione, no, tra metodo dialettico da un lato e dall'altro lato l'oggetto che viene analizzato, la condizione esistenziale. Quindi il metodo dialettico si presenta appunto come qualche cosa che io posso usare per analizzare qualcosa. Ora, all'interno del punto di vista di Hegel e di Marx, la dialettica è il movimento della cosa, è la vita della cosa, quindi non c'è separazione tra metodo e cosa, e quindi non è possibile prendere il metodo e applicarlo alla cosa. E appunto questo è estremamente importante perché questo rende conto della possibilità di dialettiche diverse con cose diverse. Perché se la dialettica è il movimento della cosa, se cambia la cosa cambia anche la dialettica. Allora ecco perché lo Hegel è del tutto disponibile al fatto che analizzando cose diverse, cioè realtà storiche diverse, si abbiano dialettiche diverse rispetto a quello che lui ha definito nella logica, dove fa un discorso puro, formale. E quindi da questo punto di vista è sicuramente compatibile Das Kapital con la logica di Hegel, perché non possono essere comparabili immediatamente. Ora, è anche interessante quest'altro elemento importante che torno sulla faccenda di un blocco enorme e compatto interamente fondato su una teoria del valore. È evidente che quello che Bigot ha in mente è Das Kapital come una gigantesca deduzione, un discorso costruito deduttivamente a partire da un'idea centrale. Ora è interessante che questo modo di intendere la deduzione come l'esplicitazione logica a partire da un'idea centrale non ha nulla a che vedere con ciò che si intende per deduzione all'interno del linguaggio dialettico. All'interno del linguaggio dialettico la deduzione è espressa da termini come svolgimento, esplicitazione, nel senso che la deduzione è proprio lo svolgersi del processo storico che svolgendosi si amplia, si arricchisce. Quindi ciò che si svolge non è implicito nel punto di partenza, perché svolgendosi si arricchisce, si amplia, acquista novità. Voglio dire questo, faccio un esempio cretino. Voi sapete che uno dei temi più tradizionali della riflessione scientifica e filosofica è quella espressa dall'espressione latina nihil ex nihilo, nulla nasce dal nulla. Chiarissimamente questa è un'espressione che dal punto di vista della dialettica non è accettabile. Perché? Perché se fosse vera, la storia non sarebbe mai produzione di novità. Non ci sarebbe posto per la novità nella storia. Se il nulla nasce dal nulla, ciò che nasce deve essere già contenuto nel precedente. Quindi non c'è posto per la novità. È chiaro questo? Se nulla nasce dal nulla, questo significa che ciò che nasce è già compreso nel precedente. Gesù, allora come nascono le novità? Come nasce un nuovo fenomeno?
Se nulla nasce dal nulla, il nuovo può essere solo apparentemente nuovo, può essere un modo di mischiare le carte, ma le carte sono sempre quelle. Ma non fa che il santificare diceva così, diceva... Lascia perdere la poesia. Il fatto è che questo invece, che proprio questo svolgersi, complicarsi, intrecciarsi, questo mescolarsi delle carte, proprio questo diventa la possibilità della produzione del nuovo, la combinazione degli elementi dati può risultare produttiva di qualcosa che non è riconducibile totalmente agli elementi precedenti. Se fosse possibile fare un esempio del tutto cretino, ovviamente quella figliolina che io portavo per mano, accompagnavo a scuola e mano a mano cresceva, no? A un certo momento questo sviluppo quantitativo ha fatto sì che se io mi azzardo a portare per mano la mia figliola, quella mi mena adesso, perché questo sviluppo quantitativo ha fatto sì che avvenisse un salto fondamentale, che dalla bambina è venuta fuori una donna. E questo essere donna non è semplicemente una trasformazione quantitativa, è che sulla base di questa trasformazione quantitativa è avvenuto un salto, una trasformazione del soggetto, che non è più una bambina che cresce, ma una donna. C'è una soluzione di continuità, un salto di qualità, che ha certamente alla base un cambiamento quantitativo, ma che ha raggiunto una certa misura per cui alla fine viene fuori una cosa nuova, una cosa che prima non c'era. Quindi allora vuol dire che si è prodotto una novità. La storia non è sempre la ripetizione dell'uguale, ma è la produzione di salti, cioè di elementi di novità che interrompono la serie continuativa. Da una base parte. Certamente, però è importante non ridurre tutto alla base. E questo ridurre tutto alla base è l'espressione del ragionamento, di quel ragionamento che ha la forma, no? Questo non è altro che ne so, dico, tu fai conto che uno dica, questo fenomeno culturale non è altro che l'espressione di certe contraddizioni economiche, questo problema psicologico non è altro che... cioè questo procedimento per cui ciò che tu hai di fronte lo ritieni spiegato in quanto lo riduci ad altro, quell'elemento per cui tu hai di fronte per esempio una filosofia, no? Questo oggetto particolare, la filosofia, tu ritieni di spiegarla in quanto la riduci ad altre cose, per esempio a espressione della coscienza di classe, per esempio espressione degli interessi economici. Allora mano a mano ciò che rende diverso la filosofia dagli interessi economici, tu l'hai tolto perché hai ridotto la filosofia agli interessi economici. Mi spiego o no? No, ma la faccenda, per esempio, anche i concetti, per esempio, nascono da tutto un evolversi della situazione storica, sociale, dei rapporti di produzione. Perciò non è che nascono come la notte su una pioggia, dopo una pioggia. Ma non è questo il problema. Come dicevi. Non è questo il problema. Il problema è sapere se quello che nasce è riducibile a ciò che l'ha prodotto, o se non presenti qualche tratto originale che non era in ciò che lo ha prodotto. Se tu per esempio prendi la ruota all'epoca quando l'hanno inventata all'automobile oggi, l'automobile è una novità, però è partito, è tutto uno sviluppo che si è fatto tra la ruota. Il problema è quello di sapere che forma ha questo sviluppo. Semmai il problema nasce.